verso il completamento per Viale Piave, presto aperto però anche il cantiere in Piazza Canevaro. Intensa attività per i lavori pubblici a Terranuova con l'amministrazione comunale, che pensa di ultimare prima del previsto il viale alberato parallelo a Via Roma e fissa anche i tempi per la torre angolare. Stiamo procedendo celermente, e questo grazie anche ai nostri tecnici, al nostro ufficio e soprattutto alla ditta del appunto Cavalier Pozzolino, che sta svolgendo i lavori in maniera puntuale e celere. Restano le ultime rifiniture, quale il calcestruzzo architettonico sui marciapiedi, sui ammenamenti, la frezzatura e il rifacimento dell'asfalto, la segnaletica, quindi insomma gli ultimi lavori per riconsegnare al paese una delle arterie più importanti e belle, e soprattutto uno degli assi viari che è centrale per collegare il polo scolastico sportivo. I lavori dovevano terminare nei primi di agosto, probabilmente entro il mese di giugno riusciremo appunto a terminare, a chiudere tutto questo cantiere. E presto dunque al via i lavori in Piazza Canevaro. Un anno e mezzo fa, in maniera come dire provvisoria, avevamo già installato sulla torre dei tiranti di acciaio proprio per renderla più stabile, però ovviamente quello appunto era un intervento provvisorio in attesa di arrivare con l'avvio di questi lavori. Lavori che sono importanti sia da un punto di vista economico che di gestione dell'area del cantiere, perché il cantiere probabilmente andrà ad inficiare con il periodo del perdono e quindi con tutto quello che è il Luna Park che insiste in quella zona, e da un punto di vista economico ha un'ingente spesa, perché a quadro economico sono stati messi circa 300 mila euro, di cui circa 220 di lavori. Contiamo di avviare lavori il 18 di giugno appunto con la concomitanza ancora in Viale Piave ci saranno dei disagi per la cittadinanza, perché in questi 10 di giorni di doppio cantiere, diciamo, ovviamente ci sarà un po' di carenza di posti auto.